Mezzo secolo di sport stadiese raccontato e celebrato sabato pomeriggio dal Rotary. Il club, nel campetto della chiesa di Sant'Antonio, ospiterà alcuni dei grandi atleti di Castellammare che in varie discipline sportive hanno rappresentato un'eccellenza toccando qualche volta il tetto del mondo. Vincenzo Gaeta, consigliere Rotary, è l'anima del progetto Orgoglio Sportivo Stabiese. Avremo glorie sportive dell'atletica leggera, dei grandi sportivi della vela, del basket, del tennis tavolo, del tennis, della ginnastica artistica, delle arti marziali. Abbiamo immaginato che ciascun testimonial potesse portare con sé e donare alla parrocchia un suo gadget da porre in vendita per beneficenza alla parrocchia. La manifestazione in programma alle 18 punta alla valorizzazione, attraverso lo sport, del senso di appartenenza alla propria città da parte degli stabiesi, come afferma il presidente Raffaele Aruta. Perché noi tutti sabiesi abbiamo l'orgoglio, abbiamo la consapevolezza di vivere in una città meravigliosa, in una città che ha espresso delle eccellenze in campo sportivo, ma non dimentichiamoci che esprime eccellenze anche nel campo dello spettacolo, esprime eccellenze nel campo dell'imprenditoria, nel campo del sociale, nel campo della medicina. La chiesa di Sant'Antonio, diventata anche punto Rotary, è guidata da Don Catello Malafronte, un parroco che dedica grande attenzione alle attività sportive in oratorio. Questo processo che stiamo facendo insieme, parrocchia Rotary, è un processo virtuoso, credo che darà pian piano poi i suoi frutti e speriamo avere anche dei campioni, perché no?